Ebbene sì, oggi parliamo di Nexo. Oggi parleremo come le criptovalute stiano prendendo il sopravvento sulla popolazione mondiale ed economica. Infatti per questo io vi voglio parlare di Nexo. Nexo è una piattaforma dove ti aiuta a gestire le proprie valute, le proprie criptovalute, in maniera molto facile attraverso un'applicazione e prelevabile attraverso qualsiasi bancomat. Infatti ha dei limiti, ma sono dei limiti molto alti rispetto a una carta prepagata normale. Quindi io per questo oggi vi parlo di Nexo. Nexo, come vedete, mi ha inviato la mia carta per gestire il mio conto di valute e con questa qui io posso tranquillamente usarla per fare acquisti online, per ritirare dai bancomat, per fare qualsiasi cosa, perché lui ha un'applicazione dove potete spostare, potete vedere tutte le vostre valute e gestirle nella maniera che voi vogliate. Infatti adesso io volevo farvi vedere direttamente l'applicazione. Se venite con me, io ve la faccio vedere. Bene, adesso vi farò vedere qui tutto il mio schermo, quindi vedrete quello che vedo io adesso, e infatti vi posso far vedere già la prima schermata. Voi ovviamente vi dovete prima registrare, fornire tutti i dati con carta d'identità e codice fiscale e quello che vi chiederanno. Adesso io ce l'ho obliterato, come potete vedere. Qua possiamo vedere il nostro balance, il nostro, in poche parole, il vostro saldo, e potete vedere credit line available credit. In questo caso, credit line e l'available credit sono due cose distinte. Infatti, l'available credit è quello che possiamo andare a spendere. Il credit line è quello che andrà a coprire la vostra spesa. Infatti, se voi, facciamo un esempio, io pago con la carta 10 euro, quelle lì andranno a essere scalati dal mio saldo in valute che ho scelto. Infatti, se io ho depositato, mettiamo il caso USDT, in quel caso non mi preleverà subito la somma, perché voi potete pagare e non utilizzare subito le vostre valute, ma ripagarle in un secondo momento. Quindi il credit line vi aiuterà a tenere il vostro saldo attivo. Infatti in questo caso io andrò a pagare 10 euro, non verranno ancora scalati. Io avrò fatto il mio pagamento. Dopo un giorno, dopo 24 ore, il giorno dopo, 2 giorni dopo, posso andare a fare il repay, cioè ripagare quei 10 euro, e mi verranno scalati dalle valute che io ho scelto. La cosa bella di questa applicazione è che ogni volta che voi andate a pagare, pagate, facciamo il caso, come 10 euro di benzina, lui vi darà un cashback, quindi vi ritornerà un cashback di una certa somma, quindi 80 centesimi, 70 centesimi. Se fate 30 euro di benzina, vi darà 1 euro e rotti. Quindi diciamo che andiamo anche a risparmiare, perché in questo modo è come se pagassimo la benzina di meno. Quindi questo cashback lo possiamo riutilizzare nella nostra piattaforma. Andiamo nella parte wallet. Come vedete, qui avete tutte le valute dell'applicazione, della piattaforma, quindi potete scegliere qualsiasi valuta che voi possediate e inserirle in questa piattaforma. La cosa ancora più bella è che se voi utilizzate i BUSD, la Binance Coin, se volete fare dei prelievi o spostamenti di wallet, saranno completamente gratuiti. Poi abbiamo il market, che qua vediamo il vario andamento delle valute, e poi qui abbiamo la nostra card. Io attualmente, come vedete, ho ricevuto la card, questa qui che vi ho fatto vedere prima, che l'ho ricevuta, e ho anche qua l'altra card. Come vedete, qua c'è scritto virtual. Cosa vuol dire? Che voi, quando attivate la piattaforma, entro 30 giorni dovete mandare i documenti, ovviamente, di voi stessi. Se inserite una somma di 50 dollari all'interno, voi avete la possibilità di sbloccare la carta virtuale. Cosa vuol dire la carta virtuale? Che voi questa carta la potete collegare al Google Pay o al vostro Wallet Pay di Binance,
della Apple, dell'iPhone, e potete pagare attraverso il telefono, niente di più semplice. Per avere la carta Nexo dovete inserire qua dentro $500, $500 che comunque sono i vostri soldi, che comunque voi potete utilizzare in qualsiasi modo. Potrete fare la richiesta della carta fisica, quindi in questo caso poi i 500 euro comunque ve li potete sia usare, spendere, pagare le bollette, fare quello che fate di solito, e potete anche andarle a ritirare dal bancomat, nessun problema. Avete il vostro PIN, potrete frizzare la carta in caso di problemi, potete vedere le vostre transazioni, bloccare la vostra carta e i dettagli, quindi il codice dietro per poter pagare online, molto utile. Qui abbiamo un exchange che possiamo convertire le nostre valute ed è molto molto semplice da utilizzare. Come sempre vi lascio qui sotto in descrizione il link per scaricare questa piattaforma. Vi daranno un $25 di benvenuto non appena avete completato tutti i passaggi per la registrazione, e ovviamente se usate il mio link vi darà questi $25, io li riceverò pure, quindi in questo caso ci laviamo le mani a vicenda, quindi se volete potete andare a scaricare attraverso il link che trovate in descrizione e anche nei commenti, perché lo metterò pinnato nel primo commento. Quindi molto molto utile avere questa carta, perché con questa carta possiamo tranquillamente utilizzarla con qualsiasi cosa, possiamo pagare online, possiamo prelevare, possiamo ottenere i nostri soldi, le nostre valute al caldo. Quindi molto molto consigliata, io la utilizzo già da un po', adesso io ve l'ho fatta vedere che era l'ho ricevuta, ma in realtà la utilizzo già da un po', so già come funziona, l'ho già utilizzata in qualsiasi posto e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Quindi per questo io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, rimanete sintonizzati, perché ogni qualvolta esce un video potrebbe quel video esservi utile nella vita di ogni giorno, quindi potrebbe darvi una mano in qualcosa che voi non sapete fare. Quindi io vi invito a iscrivervi al canale, accendere la campanellina, molto importante, per ricevere una piccola notifica che è uscito un mio video, niente di più. Così almeno potete supportare il mio canale e possiamo andare avanti insieme. Quindi rimanete sintonizzati, ci vediamo al prossimo video.